Grazie mille. Ok, allora. Abbiamo appena sentito Franz e dei progetti di Human Made. Uno dei tanti progetti di Human Made è anche il contributo alla Rotterdam West API, che il team di loro ha messo veramente una cosa mi... Sì. Ah, ok, interesting. Qualcuno che sa spiegare che cosa succede, probabilmente è il... Magari la rete, non lo so. Ok. Ok, il titolo è Going Restful. Ok, perché Going Restful? Going è ci muoviamo, no? E Restful si spiega abbastanza bene se prendiamo soltanto il titolo della, di questa REST API. E, perché muovere? Perché going? Perché voglio spiegare un po' come ci dobbiamo muovere dalla vecchia, dai vecchi Ajax endpoint verso una soluzione un po' più moderna, che così tanto nuovo non è proprio quando siamo andati al Day of Rest 2 anni fa, no? Là parlavamo di una novità. Oggi non più, direi, abbiamo un prodotto abbastanza maturo, quindi possiamo andare restful. Ok, Laura praticamente mi ha già rubato tutto il contenuto di questa slide, no? La mia introduzione, chi sono. L'unica cosa che aggiungo, praticamente oggi mi hanno dato un slot più lungo, quindi ho tantissime possibilità di fare errori grammaticali di ogni tipo, no? Quindi sarà probabilmente anche divertente questa parte. Ok, il codice che io uso, e faccio vedere qualche codice, che ho messo in una repository, ci sono tre branch. Il primo è Ajax Endpoint, che praticamente la nostra situazione di partenza, secondo quando abbiamo fatto, diciamo, il passo verso la REST API usando ancora questa tecnica Ajax pura, e poi alla fine un qualcosa che si presenta già un po' più restful. E, sì, potete fare il checkout, e ho cercato di scrivere un codice molto semplice e leggibile, no? Non so se conoscete Martin Fowler, uno degli esperti più importanti della programmazione ad oggetti, che ha detto good programmers write code for humans, e deve essere un codice leggibile. Secondo me anche qualcuno che magari non ha così tanta esperienza potrebbe magari anche capire il mio approccio. Ok, cominciamo con Ajax. Ho già detto un paio di volte Ajax. In un altro speech avevo l'idea di usare un buzzword bingo, perché si usa così tante parole assurde che nessuno sa che cosa vogliono dire veramente, che mi veniva alla fine di facciamo un gioco, mettiamo tutte queste parole su una carta e poi alla fine qualcuno dice bingo, perché sono riuscito a fare 5 così in genere. Però un paio di queste cose sono anche importanti, e magari Ajax è la parte asincrona di JavaScript e XML, che è già abbastanza importante, che è un concetto che spiega un po' tutto. XML in questo contesto è una cosa storica, ma alla fine, vabbè, si potrebbe usare Ajax ancora in questo modo, no? E alla fine è un contenuto dinamico, quindi non ci interessa magari in tutti i casi se JSON è come si usa oggi. Ok, abbiamo questa traduzione da Ajax a asynchronous JavaScript and XML, e andiamo avanti. Ho appena detto storia. Quando io ho cominciato a scrivere HTML, e adesso mi sento vecchio,
I contenuti si mandava una richiesta a un server e tornava una pagina. E se tu volevi qualche cosa dinamica, dovevi cliccare su un link e facevi un reload alla pagina. E quindi questa user experience era abbastanza pessima, no? E parliamo fino al 1998, quando Microsoft, e questa è la parte divertente, magari ho cominciato a fare ricerca su questa cosa per il progetto di Outlook. E poi si andava avanti, soprattutto Google ha messo un sacco di effort in questo progetto, fino anche che siamo riusciti a avere nel 2000, 2005-2006 qualcosa di un po' più concreto, di uno quasi standard, là si deve dire che finalmente avevamo qualcosa di concreto. In questo signore qua ha scritto il suo primo articolo su Ajax, che l'ha scritto nel 2005, credo. Ok, non c'è problema. Va bene, sentiamo sempre Ajax e alla fine non capisce neanche tanto come il flow di questa cosa. Ho appena detto che prima facevamo una richiesta browser verso il server e ci tornava una pagina, no? Adesso abbiamo un layer presentazione che parla con un coso che si chiama XML HTTP Request. Nella pagina appena caricata fa una sua chiamata verso un'altra business logic che questa lavora e ci fa tornare un contenuto che possiamo usare per creare una user experience un po' più dinamica. Ok. Andiamo alla nostra soluzione di WordPress, che questo credo che tanti sviluppatori hanno già visto che quando vogliamo usare JavaScript nella nostra soluzione usiamo un hook che alla fine fa solo una cosa. Noi diciamo che prendi questo file JS, metti in una queue e poi quando abbiamo bisogno di una pagina lo vogliamo trovare là dentro, al posto giusto. In questo caso, anche per rendere la cosa un po' più leggibile, ho messo un paio di variabili che magari non sono del tutto necessario, però alla fine abbiamo questa cosa del WP Local Script che inizialmente era pensato soltanto per la traduzione dei contenuti dinamici, però mettiamo la Ajax dentro e così possiamo dare alle nostre pagine un endpoint con quale puoi anche parlare. Poi abbiamo questa parte JavaScript, io ho usato qua un jQuery perché credo che più o meno tutti sappiamo leggere se abbiamo a che fare con JavaScript questa parte, che qui nella dimostrazione ogni clic in una pagina fa partire questo codice. In questo caso ritroviamo il nostro oggetto ho chiamato lluc.ajax.org e trasmettiamo dati verso questo URL, quella funzione Ajax di jQuery. La parte interessante in questo caso è questa variabile action che è abbastanza importante per WordPress, perché quando vogliamo lavorare sulle richieste che ci arrivano tramite Ajax verso questo layer di PHP, ci arrivano due action, che è WP Ajax underscore e WP Ajax underscore noprint. Questa parte noprint è importante per user che non sono logati, no? Quindi di solito si trova sempre tutti e due in tutte le programmazioni, che ti fa un po' capire che il concetto là è un po' sbagliato, no? Perché alla fine devi sempre scrivere hook due volte,
per una funzione che usi alla fine, no? Non c'è proprio un layer dentro che potresti gestire per l'autorizzazione, per esempio, perché questo è abbastanza crudo, credo. Poi abbiamo però funzioni a disposizione come questa VPSendJSON, success o error, che non fa nient'altro a creare un JSON, stamparlo fuori e poi uscire dal programma senza che abbiamo bisogno di un DAI, per esempio. Ok, parliamo di API, perché abbiamo detto REST API alla fine, no? E l'API è soprattutto importante per far parlare programmi o codice uno con l'altro, no? Perché è importante un API? Tu potresti avere un API che permette all'user a fare azioni sul sito senza che debba lasciare il sito per questo tipo di azioni, no? Perché se tu usi Ajax e usi un altro API, potresti avere in questa pagina dove sei dentro tutte le azioni necessarie. E poi API oggi si vede, ci sono una serie di API di third party in giro, quindi ci sono servizi che puoi comprare, servizi gratis che potresti integrare. Quindi questa parte è comunque interessante per arricchire pagine o tutta la user experience in generale. E poi c'è anche questo buzzword microservices che si sente molto spesso, che alla fine ti dà la possibilità di non avere un overhead enorme quando tu crei magari una pagina che è molto molta grafica dentro, molta interazione, molte evoluzioni durante la visita dell'user. E come ho detto, application programming interface, API. Andiamo avanti con quella WordPress JSON API. Se mettiamo soltanto dentro dopo il nostro sito slash wp.json, abbiamo probabilmente tutti questa schermata che vediamo un po' l'output della REST API. Io ho usato un JSON Beautifier, un plugin per browser che mi rende l'output un po' più carino, perché sennò è soltanto un testo che è abbastanza difficile da leggere, così si presenta già un po' meglio. Ci sono già una serie di WordPress core endpoints che sono già esposti, poi si vede là dentro, credo, anche plugin come Yoast o in questo caso anche quelli di DriveK, un prodotto di MotorK, e così potresti anche attraversare questa directory structure, puoi cliccare sui link e vedere che cosa è dentro in tutti questi endpoint. È abbastanza interessante ogni tanto sbucciare un po'. Ok. Dal punto di vista del codice, vi ricordate della prima parte del NQDay Scripts? Non cambia neanche tantissimo, in questo caso soltanto che creo un mio endpoint, no? E solo per non più fare l'esposizione di un Ajax all, lo chiamo adesso API all, e più o meno siamo già a posto, no? Che si vede là l'endpoint usa il slash wp.json, poi magari un nome di un mio namespace e poi la versione. Che anche questa è una buona prassi di usare versioni, perché così se tu domani fai una nuova versione non devi rompere il vecchio codice, che è una cosa diciamo, abbastanza standard. Anche il JavaScript non cambia tantissimo, magari in particolare invece di trasmettere questo action come prima aggiungiamo solo al endpoint, in questo caso aggiungo ping, no? Lo vediamo anche dopo, e poi il resto più o meno e resta come prima. E poi la nostra parte della REST API. Qui abbiamo un altro hook che possiamo usare, REST API init, e possiamo già
definire la nostra router, e PIN come il sostantivo, che il nostro endpoint, che diventa poi loc/v1/PIN. E poi diciamo che quando ci arriva una chiamata così, abbiamo come callback questa function simple ping e ci aspettiamo che negli argomenti c'è un message dentro. Questa è già una bella cosa perché devo non più gestire il fatto se mi deve arrivare una variabile o no, perché comunque se non do una variabile a questa funzione, automaticamente già mi sputa più o meno in faccia e mi dice non è permessa questa cosa. No. E qua abbiamo questo helper ensure response che alla fine ci aiuta un po' a gestire la situazione di VP error e fa tornare un VP REST response object quando abbiamo successo. Ok, REST. Day of REST. Non era per restare. REST è un'altra cosa, no? È uno quasi standard, non è proprio standard come SOAP per esempio, ma è più o meno ci sono un paio di regole che IBM ha scritto una serie di articoli su questo, su REST in generale, ha detto che tu usi dei methods di HTTP tipo put, get, post, eccetera, devi mai avere uno stato, un tipo di session, hai una struttura come una directory che puoi attraversare, che abbiamo già visto, e usi XML o JSON o tutti e due come output. Ok, possiamo. Allora, questa cosa è interessante perché comunque in questo caso abbiamo visto che prima usavo invece di simple ping, all'improvviso usavo ping, perché in REST tu usi nonce. Nonce sono i sostantivi, no? Mentre le azioni che fai, i verbi, non sono più get o set, queste cose, sono i nostri methods, tipo get, post, che può essere create, patch, put, e tutte queste cose, che possono avere stati diversi, come si vede qua, no? Io definisco nuovamente il mio endpoint ping e dico, uso in questo caso questi costanti definiti dalla WP REST server, readable che sarebbe un get, o editable che è patch, put e post, e dico, se mi arriva un get, uso questa funzione, se mi arriva un'altra cosa, uso l'altra. Questo secondo me è una cosa che ti permette strutturare molto bene un applicativo che deve fare un API standard. Ok, e qua vediamo anche in questo caso solo una evoluzione del nostro JS. Aggiungiamo questo type, l'ho fatto anche, ci sono credo anche i shorthand per questo jQuery Ajax, jQuery get, post, eccetera. Però volevo comunque sottolineare che si usa questi tipi e poi alla fine ho parlato ieri con qualcun altro, con te, ho usato JavaScript in questo caso per dimostrare che cosa sa fare un REST API, ma non è necessario che JavaScript, può essere qualsiasi programma, no? Possiamo anche fare le chiamate curl, possiamo usare Postman, abbiamo altri programmi che possono parlare con il nostro REST server. Ok, perché devo usare quindi un REST API? Allora, credo che si capisce che non è così doloroso usare la REST API, è abbastanza facile fare a spostarsi verso questa soluzione. Poi, secondo me, anche la centralizzazione di tutta questa soluzione sotto un VP JSON dove tu vedi che cosa è il tuo output, anche sul perché. Poi, per questo è anche un replacement per questa vecchia Admin Ajax PHP, che veramente fa un po' pena ogni tanto. E, ci sono, come abbiamo visto prima, anche un paio di estensioni interessanti che ci aiutano.
Poi pensiamo un po' a mobile apps e tutte queste cose che adesso sono, diventano sempre più importanti. WordPress fa un po' uno step indietro e dà un po' più libertà a tutti questi applicativi che ci arrivano adesso con Vue.js, React, tutte queste cose, che è un shift abbastanza interessante. E magari parliamo adesso di cose del tipo performance. Io mi ricordo quando sono andato con Cristiano a questa conferenza, si parlava molto della performance, tutti si sono lamentati, il REST API è così lento, eccetera, eccetera. Questo non è più, non è vero, non è più vero. Abbiamo anche Cloudflare come cache che possiamo usare, per esempio, se abbiamo veramente bisogno. Però in realtà risparmiamo una serie di cose se usiamo la REST API, no? Non admin Ajax. Perché quando noi facciamo una Ajax con normale, scattano una serie di cose che fanno spesso anche cose amministrative, tipo il check dei plugin updates, temi, tutte queste cose. E a me risulta che si risparmia più o meno un 15% di performance usando soltanto la REST API invece dell'admin Ajax come prima. Ok, poi security, ci sono una serie di persone che, tante persone che si lamentano anche della security, tutto aperto, adesso possono vedere che cosa espongo, eccetera. Questo per me non capisco tanto bene, perché comunque tu esponi i dati comunque in ogni caso, anche se poi vengono impacchettati in un HTML, quindi la differenza è veramente poca. E poi, come ho detto prima, se è centralizzato, magari potresti anche installare un plugin che gestisce JWT o qualsiasi autenticazione per il tuo servizio se veramente hai bisogno di chiuderlo. Questo mi ricordo che mi viene adesso così in mente. I nostri DevOps una volta hanno chiuso la REST API perché hanno pensato che sarebbe un rischio, no? Non ha fun più funzionato niente e è anche una sorpresa ogni tanto che Yoast, per esempio, che usa già un REST API, se tu chiudi questa cosa, una serie di cose non possono più funzionare, è una cosa più che normale, no? Ti resta ovviamente, anche hai la chance di ignorare tutto questo, ma diciamo che la REST API adesso è un po' fuori del fuoco di una volta, no? Una volta era il tema della giornata e tutti parlavano REST API, eccetera. Niente di concreto e quindi spero che ho aggiunto qualcosa di un po' più concreto. Però adesso parliamo di Gutenberg e Gutenberg senza REST API non è neanche tanto bello, no? Quindi è una cosa che una cosa porta all'altra, e quindi la strada è più o meno quella. No? Poi abbiamo fatto questo shift da WordPress block verso CMS. Adesso facciamo un shift da CMS puro a un application server. E questo ci dà tante opportunità, anche come quando tu sei un PHP developer, diventi una specie di backend developer. Quindi bene se tu ti informi un po' come funzionano certe cose e come sono i concetti. Come front-end developer tu hai più libertà, puoi usare Vue.js, React e tutto quello che ti pare per i progetti e il mondo è un po' più carino, no? E sì, alla fine sono arrivato alla fine del mio speech, sono un po' più veloce del previsto, ma 25 minuti. Grazie, grazie Dennis.